nella zona nord occidentale, quindi circa Cremona, confini con Bergamo e Brescia, e a 15 km a nord-est di Cologno. Quindi ho focalizzato. Quindi nella zona calda. Anzi, da domani Cremona diventerà la provincia con più tanti morti in Italia e nel mondo quella con più percentuale di morti rispetto alla popolazione residente. Accidenti. Quindi una situazione veramente drammatica dal punto di vista ambientale. È una situazione certo. È drammatica anche dovuta un po' a cause contingenti, perché in principio ci sono tantissime case di riposo dove vengono a risiedere tanti anziani delle province vicine perché hanno le rette migliori, un'assistenza eccezionale, e quindi figurano residenti in Provincia Cremona. Quando muoiono fanno alzare questo numero, certo, che comunque indipendentemente è sempre altissimo. Abbiamo avuto case di riposo in cui siamo passati da 2-3 morti al mese a 20 o 30 al mese, stesse case di riposo, stessa assistenza, e sono morti anche i direttori, i medici. Quindi situazione veramente drammatica, non so se sia stato l'errore di qualcuno. Poi dopo c'è anche situazione, si è sentito, legata un po' al mercato del fieno di Orzinuovi, che c'era il mercato settimanale del venerdì, arrivava gente da Codogno e i camion dall'Emilia, da medicina, è stato un altro focolaio. Quindi che ha sparso tantissimo virus nelle aziende della provincia di Brescia, specialmente a Cremona un po' meno. Poi siamo vicini a Bergamo, dove c'è stato per me un problema di sottovalutazione della situazione della squadra di calcio, nessuno ha voluto cedere, industriali non hanno voluto cedere, e a Crema in primi di gennaio sono stati dei focolai di polmonite ancora prima che succedesse il pasticcio in Cina. Quindi secondo te Colombi circolava il virus già da tempo? Il problema è che infatti qui è la prova lampante che circolava già da molti mesi, da dicembre, ma in contemporanea, perché sai che gli scambi commerciali con la Cina, tu ne sei anche artefice, e sono stati continui, quotidiani, quindi era impossibile non arrivasse qua da noi, che non ci fosse già. E a Crema abbiamo trovato parecchi polmoniti, le hanno curate bene, sono salvati tutti. Okay. Però adesso sono andati ad esaminare tutte le TAC, che allora erano a specifiche casi particolari, sono lesioni da coronavirus. Quindi ha provato sotto la cenere per parecchio tempo. E adesso è esploso. Senti una cosa, dottor Colombi, ti do del dottore per rispetto, anche se siamo amici da molti anni. Negli allevamenti, come viene vissuta questa cosa? Poi chiaramente la provincia di Cremona, oltre a enorme per la concentrazione di animali, da latte, di allevamenti, quindi diciamo sono un po' come le tasse di cose, perché io intorno, cioè l'agricoltore, l'allevatore, tu che ne frequenti tanti, il vostro gruppo è molto grande, quindi frequenta moltissime aziende agricole. Come la stanno vivendo? Sento poco il tuo audio, se posso vado a inquadrare un po' la situazione. Sì, perché abbiamo avuto anche alcuni decessi di colleghi, sono morti due colleghi pensionati in caso di riposo, è morto il dottor Emilio Olzi, molti allevatori conosceranno. Approfittiamo di questo per fare le condoglianze alla famiglia del collega che... La moglie è una collega, quindi molti allevatori che hanno avuto a che fare con il centro genetico della Pisona, Olzi, è stata una gravissima perdita. Abbiamo altri quattro colleghi che sono in quarantena perché sono familiari o hanno convissuto con persone positive, quindi adesso c'è una situazione drammatica perché chiunque va in quarantena deve starci 40 giorni, perché abbiamo avuto gente che è positiva con 3, 4, 5 tamponi consecutivi, quindi è in isolamento. E chi ha avuto contatti con queste persone deve stare in isolamento. Quindi adesso parlo io perché le tue domande purtroppo non le sentite. Così ho dovuto rivoluzionare anche la mia equipe. Noi siamo 5 veterinari fissi che lavoriamo in simbiosi, diciamo. Ci trovavamo tutti i giorni a casa mia a pranzo, si mangiava la pizza da asporto, caffè, biscotti, si discuteva dei casi clinici, si incontravano tutti i colleghi referenti delle ditte farmaceutiche, venivano anche con noi alcuni tirocinanti, sia neolaureati veterinari che studenti dell'agraria, perché per fare il tirocinio, quindi per me era bellissimo, tutti insieme, e si lavorava, si discuteva, e invece dal 1 febbraio ho troncato tutto. Cioè non ho voluto
ovviamente avere più rapporti avvicinati con i miei colleghi, perché se qualcuno doveva andare in quarantena, tutti gli altri andavano con te. E quindi privare l'equipe di una persona si poteva fare, di tutti quelli era drammatica. Quindi adesso noi non ci vediamo più fisicamente, ci sentiamo spessissimo, condividiamo ancora i casi clinici, però la mia scelta è stata questa, assolutamente non vediamoci più se non minimo, non a 2 metri, a 20 metri, che non voglio correre rischi sia sanitari e anche, diciamo, burocratici. Comunque è una situazione veramente delicata. Io anche dal punto di vista personale, essendo dall'anno scorso assessore ai servizi sociali del mio comune, ho toccato con mano la situazione drammatica che stiamo andando a vivere. Noi come comune sistemavamo 2 o 3 famiglie con i buoni pasto. Adesso in 2 giorni abbiamo esaurito tutta la dote che ci è stata stanziata dallo Stato, perché più di 20 persone erano senza mangiare, perché abbiamo il nostro paese con le fabbriche, alcuni artigiani che lavorano e hanno dovuto chiudere e lasciare senza stipendio. Quindi è una situazione, sono estremamente preoccupato dal punto di vista, diciamo, del come andrà a finire, e preoccupato anche perché mi sembra che nel resto d'Italia non ci sia la percezione della gravità sanitaria ed economica che stiamo andando avanti. Quindi dicevo, noi come equipe abbiamo dovuto fare questa, ho fatto questa scelta di 9 10. Poi c'è un'altra scelta all'interno, che io essendo over 65, quindi sono a rischio. Quindi cosa ho fatto? Io sto a casa il più possibile, faccio ricette da casa, anzi, tanto che vituperate, ricetta elettronica è stata eccezionale in questo caso, perché ci permette di fare qualsiasi cosa senza avere contatti. Quindi faccio ricette, registri, burocrazia, webinar. Adesso bisogna cambiare anche sia come la SIP, sia cambiare il modo di relazionarsi con i colleghi, minimo io penso per un paio d'anni. Quindi io faccio questa parte burocratica. Mentre invece i miei ragazzi, che sono tutti under 40, quindi in teoria molto più forti e meno sensibili al virus, hanno continuato, diciamo, abbiamo fatto i primi settimana disorientati. Perché volevamo anche la Fanovi, aveva invitato a cessare il lavoro d'urgenza, partecipare il più possibile. Però noi avendo stalle di più di 1000 vacche in lattazione, sai benissimo che la nostra presenza è indispensabile ed è quotidiana. Quindi ci siamo attrezzati con delle mascherine. Io personalmente, essendo un vecchio motociclista, uso una bandana da moto, mi porto, mi manca il casco, però la mia bella bandana da moto perlomeno mi rievoca un po' il fatto che non posso andare a lavorare in moto, e mi cautelo con questo. Stiamo lontanissimi dagli allevatori, abbiamo solo a che fare con gli animali. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a tutti gli incontri, i briefing che facevamo anche con te, degli allevatori, con gli specialisti che seguono, l'alimentarista, il podologo, il tecnico del seme, che per me, sai che piacciono moltissimo, perché relazionarmi è la cosa più importante che ci sia. Abbiamo evitato tutti questi momenti di incontro, ci sentiamo per telefono, la situazione però, cioè, non avendo contatto, sai anche tu, non avendo contatto umano è molto sterile, a me non piace, è asfittica. Grossi problemi non ne abbiamo, non andiamo avanti lo stesso. Dall'altra parte ci sono gli allevatori. L'umore degli allevatori, cioè... Ecco, dall'altra parte ci sono gli allevatori che sono... È importante, allora, sai. Abbiamo avuto nel nostro piccolo, abbiamo avuto un gravissimo lutto, siamo 4 fratelli, da 58 a 68 anni, sono morti tutti e 4. Perfetta salute, figli. I 4 fratelli, di cui uno era ancora coltivatore diretto, e frequentavamo noi, gli altri in pensione, si vedevano e sono morti tutti. Per dire. Ne abbiamo altri 2 in terapia intensiva, dovrebbero cavarsi, che sono più di un mese in terapia intensiva. Altri che sono in quarantena perché per i familiari e quant'altro, però diciamo è una situazione che è stata dopo il primo momento di sbandamento, adesso si è incanalata in un lavoro di routine fatto bene, non ci sono più in giro in azienda, vari rappresentanti, vari centinaia di persone che prima circolavano, hanno chiuso tutte le porte, diciamo, e lavorano. Se sono da soli, senza dispositivi di protezione, se arriva qualcuno hanno portato in mano mascherine o quant'altro e quindi riescono.
Per quanto riguarda diciamo, la gestione, c'è stato i primi giorni, poi c'è stato noi su costare la latte, le latterie hanno cominciato a mettere in giro voci drammatiche, hanno ridotto gli acconti, hanno dovuto far fronte a una logistica completamente imprevedibile e impreparati, quindi pensavano a un crollo del prezzo del latte. Però devo dire che gli ultimi giorni si sta rimuovendo moltissimo, hanno dovuto cambiare la fornitura di prodotti, la tipologia di prodotti, parlavo anche con il presidente della latteria, che ha fatto il nostro collega, che adesso si stanno reinventando nuovi prodotti e sta andando contro il latte UHT, prodotti che erano secondari, anzi creavano un deficit nel bilancio. Qui da noi lavora molto Granarolo, Latteria Solesina, Galvani, e quindi creava molto nel loro bilancio degli aspetti negativi, invece adesso stanno recuperando. E secondo le previsioni dovrebbe addirittura aumentare parecchio il prezzo del latte, mentre la carne sta calando. Quindi è uno scenario che da una parte, come uomo, sono molto molto preoccupato, come cittadino, diciamo, e per quello che, non quanto per il trauma che abbiamo già vissuto, che sapete sia gravissimo, a mio appello mancano ancora 10.000 morti. Se tu guardi la curva gaussiana, quei contagi che ci sono e i tamponi che stanno facendo qui a Cremona, domani inizierà una campagna di screening, di tamponi e di esami del sangue per vedere quanti sono stati in contatto. Secondo me siamo più del 70% sono già stati in contatto. Noi personalmente non abbiamo avuto problemi fisici, nessuno di noi, mentre molti dei nostri lavoratori li hanno avuti. Però tutto sommato non c'è stata quella strage, invece c'è stata nella casa di riposo o in altre zone. Quindi le prospettive da una parte sono favorevole, meno cerchiamo di essere ottimisti, anche se la mia età mi porta ad essere molto pessimista. Sono sempre stato da una parte molto pessimista, molto risparmioso, perché è veramente drammatico. Ci dico ad esempio mia moglie, come gestisce impianti sportivi in un paese qui vicino, ha sempre lavorato 15-18 ore al giorno, adesso sono 2 mesi che è chiusa in casa, perché non può più andare a lavorare, però spende 3.000 euro al mese o 5.000 euro di pompe, di gasolio, di costi di personale e non prende una lira. E come lei c'è tantissime attività che secondo me, se riapriranno, saranno molto molto difficili da gestire dal punto di vista economico e sarà difficile. Quindi l'agricoltura è una nicchia a parte report, mi raccomando, tu che hai un certo potere, bisogna, ecco, se non avessimo dei nemici al di fuori del nostro mercato, potremmo dire che stiamo veramente andando forte perché il latte va bene, la situazione va bene, però abbiamo quei nemici di tipo che ci creano delle ulteriori difficoltà che non avremo bisogno, mentre invece si potrebbe andare meglio. Assolutamente. Dottor Colombi, o meglio Francesco, io ti ringrazio molto anche a nome dei nostri lettori, perché monteremo questa tua testimonianza, che non è semplicemente la testimonianza di Biadra, insomma, noto e molto presente nel territorio, ma anche a questo punto lo imparo di un amministratore e comunque di un cittadino che sente questo problema in maniera drammatica. Noi ti facciamo in bocca al lupo a tutti gli allevatori che tu frequenti e speriamo, insomma, di rincontrarci fisicamente e comunque in un contesto più positivo. Grazie ancora, Colombi. Grazie a te per avermi dato questa opportunità. Ciao.